La pluralità di percorsi di studio possibili all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Campaillà di Modica, il liceo scientifico offre l'opportunità di coniugare tradizione umanistica e metodo scientifico, così da preparare gli studenti ad affrontare le sfide poste da un mondo sempre più globale e mutevole. Il liceo scientifico Galilei Campaillà vanta quindi una storia scolastica pluridecennale ed una presenza sul territorio consolidata e riconosciuta, a garanzia degli studenti dei percorsi d'eccellenza che non trascurano l'esigenza di curare ciascun alunno nella sua individualità, offrendo un percorso di orientamento post-diploma. Tre i corsi disponibili: quello ordinario, un perfetto equilibrio tra discipline scientifiche ed umanistiche; il corso sperimentale matematico, che alle tradizionali attività aggiunge un potenziamento di un'ora settimanale di logica matematica, svolta anche attraverso i laboratori, che non prevedono interrogazioni e che servono a far sì che i ragazzi si abituino al percorso logico utile al superamento dei test universitari. Infine, il percorso di scienze applicate, che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate nelle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche ed informatiche. Ho scelto questo liceo perché è una delle eccellenze in Sicilia e credo anche in Italia. Ti aiuta a maturare a livello umano e ad esplorare delle conoscenze che non potresti mai in altre scuole. E ho scelto il liceo scientifico di Modica perché sicuramente l'ho trovata una scuola ricca di esperienze formative che ti aiutano a sviluppare delle competenze sia a livello didattico ma anche a livello extradidattico, e quindi da studente del quinto anno sono sicuro che per, diciamo, i nuovi arrivi questa sarà un'esperienza ricca di comunque nuove conoscenze in qualunque ambito. Tra tanti progetti che noi proponiamo in questa scuola, uno in particolare ha riscosso sempre grande successo e interesse tra i ragazzi. È il progetto che si svolge attorno alle simulazioni alle Nazioni Unite. Un gruppo nutritissimo di ragazzi, oltre 100 ragazzi dei tre indirizzi della nostra scuola, quest'anno parteciperà alle simulazioni che si terranno a Catania, e un altro gruppo alle simulazioni direttamente alle Nazioni Unite a New York. È un progetto di cittadinanza, di educazione civica, in cui i ragazzi rivestono i panni di un cittadino di un paese straniero. Niente di più, niente di meglio che fare un percorso di cittadinanza attiva per i nostri ragazzi. Tradizione, ma anche tanta innovazione, e invece lo slogan del liceo classico Galilei Campaillà, che gode di un team di insegnanti che quotidianamente mette competenze e conoscenze a disposizione degli studenti attraverso una didattica flessibile e innovativa che non trascura i contenuti della tradizione ma li valorizza e li coniuga con i nuovi modelli informatici. Si tratta di uno degli indirizzi più antichi della città di Modica, essendo stato istituito con decreto di Re Umberto I l'8 settembre del 1878. Il liceo classico, quindi ben radicato nella storia modicana, si propone di studiare, interpretare e valorizzare le esigenze culturali del territorio. Percorso di istruzione scelto da chi vuole ricevere una solida preparazione culturale in previsione di un proficuo percorso universitario. Dopo il diploma, l'alunno sarà in grado d'accedere, infatti, a qualsiasi facoltà universitaria e non solo umanistica. Uno degli aspetti più importanti del liceo classico, diciamo, non è da trascurare, è quello di non, diciamo, non mettere da parte quelle che sono le materie scientifiche, perché da come si pensa, appunto, siano importanti soltanto quelle che legano l'italiano, il greco e il latino.
quindi è importante appunto dare impegno e costanza a tutto il resto. Viene il liceo classico perché non è soltanto un istituto dove si studia varie materie come ad esempio l'italiano, scienze e via dicendo, ma anche perché è un posto dove si cresce, anche la propria mentalità cambia, dove si possono apprendere vari punti di vista su determinati argomenti come l'LGBT, ma anche diciamo diverse culture e religioni. Quindi diciamo che è una scuola che servirà per la vita, per il futuro e non soltanto per la nostra istruzione. È una scelta importante quella che riguarda il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori. L'indirizzo classico a Modica è un indirizzo che cura soprattutto l'aspetto umanistico. Umanistico fa riferimento all'uomo, infatti non ci si può rapportare con gli altri se non si studia tutto ciò che riguarda l'uomo. Nell'indirizzo classico attenzionano tutti questi aspetti, partendo da quelle che magari possono sembrare lingue inutili, tra virgolette, ma che in realtà non lo sono, perché preparano a 360 gradi su quella che poi sarà la formazione futura. Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, favorisce l'acquisizione dei linguaggi, delle tecniche e dei metodi della produzione artistica, fornisce gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna, guida lo studente nello sviluppo delle proprie conoscenze e delle abilità necessarie a maturare una capacità progettuale nell'ambito delle arti. Il percorso formativo è strutturato in un corso quinquennale diviso in un primo biennio di saperi comuni, un secondo ed ultimo anno. Il triennio è articolato in 5 indirizzi tra i quali lo studente può fare propria la scelta tra architettura e ambiente, pittura, scultura, moda e costume e grafica pubblicitaria. Ho scelto il liceo artistico in quanto potenziasse sia a livello teorico e soprattutto a livello pratico tutto ciò che riguarda l'arte, che è comunque stata da sempre una mia passione che ho sempre voluto coltivare. Ho scelto il liceo artistico perché, essendo un liceo appunto, mi prepara a 360 gradi per quello che sarà poi il mio percorso futuro dopo aver finito la scuola.